Questi sono i 5 libri che mi sono piaciuti di più e da cui io vi consiglio di cominciare. Oggi ve ne voglio parlare perché voglio parlarvi un po' della lettura, di questa abitudine che ho preso non da tantissimo e che porto avanti molto altalenamente. Si può dire in modo altalenante. Però mi sono scritto un po' di appunti e credo che le conoscenze, le lezioni che ci sono dentro questi 5 libri, più uno alla fine, che sarà una menzione onorevole, quindi rimanete fino alla fine del video, possono essere d'aiuto a chiunque. E vedo che nei miei ragionamenti quotidiani e nelle cose di cui parlo spesso ci sono lezioni che ho preso da questi. Ma prima voglio parlare un po' della lettura e di come io gestisco questa mia abitudine. Questi li appoggio qua. Tralasciando il fatto che siano un bellissimo oggetto di arredamento i libri, ed è bello arredare la propria casa con le cose tue, nel senso che se li hai letti ha senso metterli negli scaffali, nelle cose, se no, no. A me piace svegliarmi la mattina e come prima cosa, vabbè, andare in bagno, sciacquarmi la faccia un attimo, sì, quei 5-10 minuti ok, però poi cominciare subito a leggere. Vedo che mi aiuta tantissimo a stare via dal telefono, away, and mi comincia a far ragionare, mi attiva il cervello. Mi dà molta soddisfazione vedere che poi il libro si legge quasi da solo, perché la mattina metto lì, mi sveglio e leggo mezz'oretta. Dovrei leggere di più durante il giorno perché mezz'ora al giorno non è tanto, però cerco di leggere anche la sera, lo faccio molto raramente, sinceramente. Magari durante il giorno può capitare che me lo porti dietro, ma anche lì è molto raro. Però se riesco a implementare questa abitudine, ossia leggere appena mi sveglio, portarmelo dietro sui, tipo quando prendo la metro, tram, queste cose, e la sera prima di andare a dormire riesco a mettere via il telefono e farmi quella mezz'ora di lettura per spegnere il cervello, staccare dalla dopamina, dagli impulsi, eccetera, secondo me è perfetto. Poi non ho una matita, ma a me piace leggere con una matita e sottolineare, usarla come segnalibro proprio. Adesso uso i fazzoletti come segnalibro. E vabbè, partiamo con questi 5 libri che ovviamente trovate nella mia lista Amazon. In descrizione vi metto anche la scheda qua in alto. Nella lista Amazon trovate anche cose come questo mobile qua che vedete dietro nello sfondo, oppure la mia tecnologia e altri acquisti consigliati. Quindi partiamo. Il primo libro di cui vi voglio parlare è La psicologia dei soldi. Per ogni libro mi sono segnato un po' di lezioni che mi ha lasciato, e da questo libro partirei assolutamente da questa lezione che mi ha lasciato, che è la differenza tra ragionevole e razionale. Intanto, vabbè, il titolo è autoesplicativo, Psicologia dei soldi, quindi ti insegna a connettere le due cose e a ragionare anche in modo più razionale, più anche personale, non solo razionale, perché appunto adesso vi spiego, riguardo ai vostri guadagni e le vostre finanze. Quindi differenza tra ragionevole e razionale. Fa l'esempio di una persona povera che compra un gratta e vinci. Per persone come me fortunate, che hanno un tetto sopra la casa, che a fine giornata non hanno lo stomaco vuoto e che hanno un letto su cui dormire, sembrerà stupido comprare un gratta e vinci. È uno spreco di soldi, soprattutto da una persona che non ha soldi e che usa quei pochi che gli danno magari per strada per comprare una cosa come un gratta e vinci. Quindi razionalmente sbagliato, però mettiamoci nei panni di quella persona. Quella persona quando compra un gratta e vinci vede un sogno, una via di fuga magari dalla strada, perché metti che vince il jackpot e è salvo a vita. È in una situazione dove mentalmente non riesce a ragionare in modo razionale, quindi non riesce a vedere che quello che sta facendo oggettivamente non è ciò che lo salverà. Però se lo fa star bene, se lo fa andare avanti, l'autore dice è ragionevole per lui, per lei, quello che è, faglielo fare. Poi parla tanto anche del ruolo della fortuna e della relatività delle persone che investono, perché sì, parla anche di come investire, ma in modo molto blando. Praticamente ti spiega come ognuno ha le proprie esperienze personali che gli fanno da maestro. Quindi se una persona è nata in una famiglia dove l'immobiliare è sempre stato l'investimento principale, e invece un'altra persona, magari un ragazzo come me, giovane di 20 anni, che vede che le cripto sono esplose, queste due visioni del mondo saranno sempre in contrasto, ok? Cioè io andrei a dire, ma perché investi nell'immobiliare se le cripto ti fanno fare di più? E invece lui mi potrebbe dire la stessa roba a me, ok? È tutto un esempio, non è un consiglio finanziario, ci tengo a dirlo. E quindi lui dice, nessuno è pazzo. Sono tutte esperienze personali e sono tutti modi di vedere il mondo secondo quello che abbiamo vissuto noi. È molto bello perché ti fa capire come le persone ragionano a modo loro. Di nuovo, ragionevole e razionale. Nessuno è pazzo. E riguardo invece al ruolo della fortuna, fa l'esempio di come Bill Gates si fosse iscritto in una scuola dove avessero un computer, che era raro all'epoca, e quindi quello gli ha permesso poi di sviluppare le skill di software development, programmatore, comunque utilizzare un computer, che poi l'hanno portato a essere dove è ora e dove è stato e quello che ha creato. Poi molto bello, ve lo segnalo a pagina 39
dove comincia un capitolo riguardo al concetto di abbastanza. E ti fa capire di come ci sono delle persone, magari gli imprenditori, che non hanno il concetto di abbastanza, vogliono sempre di più, vogliono arricchirsi, vogliono fare più soldi, vogliono aumentare sempre di più e non hanno quella sticella dove dicono ok, ora posso essere sereno. E magari quello che ottengo poi è tutto riguadagnato, tutto in più, ma non sto male se non ce la faccio. Questo libro l'ho letto l'anno scorso e questo concetto di abbastanza mi è servito. Ho notato una cosa, i libri non è che finisci di leggere un libro e hai imparato qualcosa, ma semplicemente leggere questi libri ti comincia a far muovere delle cose in testa. Ti dà degli spunti, degli input importantissimi, ti pianta dei semini che servono nella vita di tutti i giorni quando vedi magari qualcosa o parli appunto magari di una tua insoddisfazione. Dici ad esempio, ma sono insoddisfatto, io volevo questo, volevo l'altro. Però poi magari tipo mio padre mi dice spesso, ma guarda dove sei arrivato. E avendo letto questo libro, avendo letto il concetto di abbastanza, posso vedere quella cosa, la mia situazione, con anche quel filtro lì. Ok, quindi molto bello. Poi vabbè, è un best seller consigliatissimo, dateci un'occhiata. Il secondo libro penso sia il mio libro preferito in assoluto, che è 12 regole per la vita di Jordan Peterson. Jordan Peterson, per chi non lo conoscesse, è un filosofo, scrittore, psicologo contemporaneo. Mi ha aiutato tantissimo a crescere nel periodo di late adolescenza, quindi tipo 17-18 anni, dove stai un po' scoprendo chi sei e sta venendo fuori un po' la tua personalità. Non so come spiegare, comunque ha tirato fuori una bestia, no? È un figo Jordan Peterson. In questo libro vi dà queste 12 regole, che poi sono regole per modo di dire, però sono questi 12 input da cui lui parte e comincia a farti ragionare su cose che, cioè, secondo me, io apro questo libro e in qualsiasi situazione io mi trovi nella mia vita, nella pagina che sto leggendo troverò una chiave di lettura diversa per magari uscire da un problema che sto vivendo. Voglio fare delle menzioni onorevoli. Una cosa che mi è piaciuta tantissimo è stata all'inizio l'esempio che fa sulla società di adesso comparata alle aragoste, perché a quanto pare, evolutivamente parlando, noi deriviamo dalle aragoste, che sono tipo di 300 milioni di anni fa, e gli studiosi che hanno analizzato i loro comportamenti hanno visto che tante cose sono molto simili a comportamenti umani del giorno d'oggi, come ad esempio la differenza biologica e chimica tra maschi e femmine, quindi anche differenze di comportamenti, tendenze magari alla violenza fisica dei maschi e alla violenza emotiva e chimica delle femmine, stiamo parlando di aragoste, la territorialità, la gerarchia nelle società. È molto interessante, cioè ti fa partire subito con un bellissimo esempio di quanto lui sappia effettivamente sulle persone. Un'altra cosa che mi è piaciuta tanto è la regola numero 2, che dice: trattati come una persona che hai la responsabilità di aiutare. Io spesso dico: trattati come tratteresti il tuo migliore amico, perché tante volte ho notato di fare del bene per gli altri quando invece per me non lo facevo, o magari facevo più bene agli altri di quanto ne facessi a me. E te lo spiega con questi paroloni e tu sei lì intrippato a leggere e il tempo passa e le pagine davvero si leggono da sole, anche se sono tipo 400 pagine, circa 350. Poi c'è la regola numero 8 che dice: di la verità o almeno non mentire. E questa è una lezione che tutti dovrebbero apprendere. Non esagero quando dico tutti, la sincerità ripaga sempre. E questo secondo me è il punto di forza di Jordan Peterson. Lui non dice mai quello che pensa essere giusto per gli altri o comunque per il contesto, ma lui dice quello che pensa e che sente vero per sé. E questa è una cosa molto lodevole, perché dicendo la verità non devi mai ricordarti quello che dici, perché non devi ricordarti le bugie che hai detto e continuare a portarle avanti. Ha un sacco di benefici che non vi sto a spiegare, che leggetelo, fidatevi, portatevelo al mare, tipo d'estate, questo va giù come niente. Terzo libro è Atomic Habits o Piccole abitudini per grandi cambiamenti. Su questo ci avevo scritto un video a parte che non è mai uscito. Però questo è un altro libro che tutte le persone di successo hanno letto. Non voglio dire che leggendo sti libri tu faccia successo. Però se volete avvicinarvi alla lettura sul miglioramento personale, perché questi non sono di fantascienza, non sono racconti, sono tutti miglioramento personale, ok? Però è bello quando lo fanno raccontandoti qualcosa, perché dirti, no, fai questo, fai l'altro, a me dà fastidio, io non riesco a stare troppo ingaggiato nella lettura. Invece se mi parlano di esempi, come ad esempio gli altri libri, anche fanno molta narrativa per spiegarti quello che vogliono spiegarti, e questo fa lo stesso. Questo è un bestseller New York Times, ma anche gli altri. Poi sono libri che sono consigliati da altri autori. Ad esempio questo è consigliato da Mark Manson, che ha fatto La sottile arte di fare quel che ti pare. E la lezione principale che voglio trarre da questo libro è il cambiare identità prima di cambiare le proprie abitudini. Cioè io non devo cominciare a bere più acqua, devo essere una persona che beve più acqua. Non devo andare 5 volte alla settimana in palestra, devo essere una persona che va 5 volte a settimana in palestra. Quindi non deve cambiare
solo quello che faccio, ma proprio quello che sono da dentro. Partendo da qua, da tanti piccoli trucchetti su come cominciare effettivamente a cambiare le proprie abitudini, di conseguenza ad aver cambiato la propria identità. Ad esempio, un concetto di cui parla molto è il concetto di attrito. Quindi se voglio essere una persona che beve di più, dovrò avere più bottiglie d'acqua in casa. O ad esempio, voglio leggere di più quando mi sveglio, metto il libro accanto al letto. Quindi tolgo attrito e rendo più facile farmi fare l'abitudine che voglio implementare nella mia vita. Stessa cosa al contrario, se voglio essere una persona che usa meno il telefono la mattina, magari io lo lascio, che ne so, in cucina prima di andare a dormire, vado a dormire e quindi non mi viene da prenderlo perché non ce l'ho sotto mano. Spesso facciamo le cose solo perché sono comode e ce le abbiamo lì, disponibili. Tipo, una volta sono uscito dalla palestra, sono passato davanti a una kebabberia, avevo fame e ho preso un kebab. Non era premeditato che io mangiassi quel kebab, era lì. E l'ho preso, avevo fame. Belli anche i miei esempi. E poi un'altra cosa di cui tutti parlano quando parlano di questo libro è il grafico che si vede, che mette in relazione il tempo e i risultati. Adesso magari vi farò aprire una grafica qua, però fa vedere come le nostre aspettative sono che man mano che il tempo va avanti, i risultati cominciamo a vederli, diciamo, di giorno in giorno. Cioè non ci sarà quel momento dove stiamo facendo cose e non vediamo risultati. E invece in realtà è proprio così. All'inizio vedremo più risultati, poi piano piano andremo sotto a quella linea che è la nostra aspettativa, che è quello che ci aspettiamo di ottenere da questi risultati, che è quello che ci aspettiamo di ottenere dai nostri sforzi, dal tempo impiegato nel fare qualcosa. E poi alla fine vedremo i risultati in modo esponenziale. Quindi anche con l'implementazione di una nuova abitudine non subito sarà facile. Anche la lettura per me è difficile, essendo uno che sta tanto al telefono, deve essere stimolato molto. Non so se ho l'ADHD, però faccio molta fatica a rimanere concentrato in qualcosa se non mi prende al 100%. Quindi tipo preferisco i video, preferisco un video di mezz'ora che leggere mezz'ora. Però sto imparando anche a concentrarmi. E quindi mi ha insegnato ad essere un po' più paziente nell'attesa dei risultati e di crederci. E di continuare. Disciplina. Ci vuole disciplina. Il quarto libro che ho letto tanto tempo fa è Il codice segreto del linguaggio. Di questo nessuno ne parla, consigliato da Irene. Ciao Irene. Questo libro è un manuale. È bellissimo. È di Paolo Barzacchiello, che fa tutte queste cose di semantica, linguaggio, sempre roba riguardanti comunque la psicologia. Infatti dietro c'è scritto: avere buone idee non basta, dovete saperle raccontare con le parole giuste nel giusto ordine. Io vi ho lasciato una sorpresa in descrizione. Potrete scaricare un riassunto che ho fatto io tipo 2 anni fa, 3 anni fa di questo libro con le cose principali, senza andare troppo nel dettaglio. È solo tipo un assaggio. Quindi se poi vedete questo riassunto e vi piace, andate nella mia lista Amazon e acquistatelo, perché ti insegna a parlare, ti insegna a raccontare. Vi dico solo questa cosa: date un'occhiata al mio riassunto e poi, vabbè, acquistatelo, perché se guardate quello vi verrà tanta voglia di acquistarlo. E ultimo, anche per importanza, no, è vero, non per importanza, come trattare gli altri e farsi gli amici. Questo è un altro libro di quelli che devono essere sugli scaffali di tutti. Tutti ne parlano, magari grandi imprenditori, parlano di come questo libro ti insegna a mantenere rapporti, a essere anche più felice tu con i rapporti che hai. E l'ho trovato essenziale per le persone come me che magari soffrono di ansia sociale o che fanno fatica a mantenere una conversazione se non li sta prendendo a pieno. Una delle lezioni principali, secondo me, che dà è quello di ricordarsi il nome delle persone e di usarlo quando parli con loro. Tipo se stai parlando con me, mi dici: ma Gioele, cosa mi racconti? Il fatto che tu mi abbia detto il mio nome, mi abbia richiamato, mi fa legare in modo diverso rispetto al non usarlo. Ti insegna anche molto a coltivare i rapporti che hai e a provare interesse genuino verso le altre persone, mettendo l'altra persona al centro e mettendoti in disparte e ascoltando cosa dicono gli altri. Poi questo penso sia il libro più facile che ho letto tra tutti, insieme alla psicologia dei soldi, ma perché intendo proprio come tempistica. Penso che in una settimana, questo qua anche meno, 4-5 giorni vada giù. Non è neanche troppo lungo, 250 pagine. Però tipo i capitoli sono molto brevi, alcuni sono di una pagina e mezza, quindi ne vuoi ancora. È un po' come guardare TikToks. No, non è vero, sto scherzando. Però consigliatissimo. Di nuovo, fatemi un giro nella mia lista Amazon. Bene, siamo giunti al termine e voglio lasciarvi con una menzione onorevole, che trovate ovviamente nella mia lista, ed è il libro Green Lights. È il libro di Matthew McConaughey, l'attore, e quello penso sia il mio libro preferito. Altro che 12 regole per la vita, non potevo dirvelo prima. Ma perché
è un'autobiografia e come è raccontata, come è scritta, è un... ti fa sognare, ti fa entrare benissimo dentro la testa di Matthew. E a proposito di dentro la testa di, io ho un podcast, si chiama Dentro la mia testa, disponibile su tutte le piattaforme, ve lo lascio in descrizione, anche qua sulla scheda se volete ascoltarlo. Esce una puntata ogni lunedì, parlo di emozioni, sentimenti, cose che provo, cose che mi succedono e vi porto un po' nei miei pensieri. E il mio essere così introspettivo è ciò forse che mi ha fatto piacere così tanto quel tipo di libro, perché ti spiega esattamente cosa andasse, perché ti spiega esattamente cosa succedesse dentro di lui, le emozioni, le cose proprio viscerali. È bellissimo, dovete leggerlo, ti porta in una dimensione totalmente diversa e succedono tantissime cose, ha avuto una vita incredibile. È stato molto fortunato, ma è venuto anche da situazioni molto sfortunate. Quindi fatemi sapere con che libro comincerete, fatemi sapere se li acquistate, scrivetemi su Instagram quando cominciate a leggerlo, ditemi che ne pensate, che magari facciamo un altro video dove ve ne consiglio altri. Fatemi sapere se questo tipo di video vi piace e io vi saluto e ci vediamo al prossimo video, il prossimo giovedì. Ciao!